Oggi ci troviamo nel centro storico di Clusane, sul lago d'Iseo, in questa bellissima località. Vedete anche voi il panorama naturale che abbiamo alle nostre spalle. Stiamo andando in un'altra location per un'altra puntata della sfida dei cuochi. Tra un attimo incontreremo i gestori di questa location al porto, una caratteristica trattoria qui nel centro di Clusane, ma naturalmente conosceremo anche i cuochi sfidanti. Quindi seguitemi e andiamo a scoprire che cosa succede in questa puntata. Andiamo! Buonasera, buonasera a tutti e ben tornati alla sfida dei cuochi. Siamo qui alla trattoria al porto e buonasera alla nostra giuria. Ritroviamo delle facce ormai già conosciute che adesso andrò naturalmente a presentare. I nostri sfidanti naturalmente sono in cucina, pronti a portare i loro piatti. Ecco, prendo la mia cartella rituale e salutiamo naturalmente anche voi che siete a casa, che ci seguite già ormai da alcune puntate. Un grande successo, le puntate poi le ritrovate comunque sul sito, sui social, eccetera eccetera. Buonasera, facciamo un applauso a chi è a casa che ci segue, ai nostri sfidanti. Siamo in pochi, ma buoni. Ecco, facciamo, scaldiamo un po' la serata, no? Tra l'altro qui poi la trattoria al porto, qui nel centro di Clusane, insomma, si respira quest'aria, insomma, di questa atmosfera accogliente del lago d'Iseo. E naturalmente adesso vi presento anche la titolare. Buonasera a Gabriella Bosio, che questa sera ci ha ospitato, ci ha aperto diciamo la sua casa, la sua cucina. Io non ho segreti. Assolutamente, dobbiamo far sì che le generazioni future si portino dietro qualcosa. Poi insomma parliamo di altro, di questa bella location che nel frattempo, insomma, vedete le immagini. Siamo al porto dei pescatori e qua basta guardare fuori dalla finestra, non so se poi il nostro cameraman riesce, comunque vediamo direttamente il lago e le imbarcazioni, insomma, del porticciolo. Qui vediamo naturalmente tutti quelli che sono un po' i cimeli, no? Le reti, eccetera eccetera. Vediamo molti componenti, molti suppellettili che raccontano un po' la storia, no? Di questi luoghi, che è bello sempre ricordare, insomma, la nostra provenienza. Saluto allora gli altri ospiti, partendo dal presidente di giuria, che anche questa sera è Roberto Bratta, chef appunto della trattoria, ristorante a Manerbio La Pignatta, sua specialità pugliesi, che andremo poi a conoscere alla finale, perché ospiterà la finalissima appunto di questo format. Saluto da questa parte invece abbiamo Anna Vaglia dell'AIS, che sta collaborando appunto con noi ormai dall'inizio delle puntate, sommelier, l'AIS, associazione italiana sommelier, ecco, e lei appunto è sommelier degustatrice ufficiale dell'associazione. Ecco, che poi insomma abbiamo già prima visto come si apre, insomma, una bottiglia, ci dà qualche lezione, e poi sentiremo i suoi commenti appunto sull'abbinamento anche del vino, eccetera eccetera. Da questa alla mia sinistra saluto Giovanni Lussignoli, titolare appunto della cantina Bocca d'Oro, che questa sera gentilmente appunto ci ha offerto, insomma, qualche bottiglia del suo buon vino Bollicine della Franciacorta, che tutti amano in tutto il mondo. E saluto invece dall'altra parte Marco Guerrini, appunto presidente della Strada del Vino Colli Longobardi, che fa una buona zona della nostra provincia. E poi saluto ancora Luca Dall'Oglio, che abbiamo già visto in altre puntate, Artist Home Restaurant, e siamo sempre pronti a venire a casa tua e ci farai vedere come funziona. Ciao, sono Ramona e ho la passione per la cucina e ho voluto provare a mettermi in gioco partecipando a questo programma televisivo, e infatti sono venuta qua al porto di Clusane a cucinare pesce di lago, e è un'esperienza molto impegnativa ma anche molto bella. Ecco, la prima sfidante che conosciamo questa sera per la prima volta, Ramona Martagni. Ciao, come va? Tutto bene, grazie. Ecco, la prima puntata che, dove tu sei presente per questa sfida. Ognuno degli sfidanti, ricordiamo, prepara un menù che non è indifferente, perché dall'antipasto al dolce, quindi insomma bisogna sapere un po' far tutto. Esatto.
Come antipasto ho pensato di fare un bocconcino di coregone avvolto nella scarola e un guazzetto di pomodoro aromatizzato con sale, anice stellato e due tipologie di pepe. Molto colore, vedo. Partiamo con tanto colore oggi. Questo è il primo antipasto, ricordiamo appunto che gli sfidanti portano dall'antipasto al dolce, quindi due menù con i quali i nostri giurati daranno dei voti che vanno da 1 a 10, c'è il gusto, c'è la presentazione del piatto che vedete appunto nelle immagini che passeranno durante la puntata e l'abilità, quindi la creatività insomma nel abbinare un ingrediente piuttosto che un altro. Adesso i nostri giurati hanno iniziato a degustare, tra un attimo conosceremo anche l'altro sfidante al trono della sfida dei cuochi che è Andrea Benini, tra poco. Io sono un appassionato di verdura e di pesce, lo trovo veramente, è veramente buono. Veramente, cioè, non c'è da dire niente. Delicatissimo. No, non c'è niente. Sto cercando di trovare il difetto. Non c'è. No, no, non c'è. Molto delicato. Molto delicato. Sì, io ero anche spaventato quando ho sentito anice stellata, invece no. Equilibrato no. Anche come, esatto. Come sapore. Mi chiamo Andrea Benini e sono cuoco di professione, ho deciso di partecipare a questo format per passione culinaria e per fare un'esperienza nuova. È arrivato anche Andrea Benini, il secondo sfidante di oggi che andiamo a conoscere. Ciao Andrea. Ciao. Tra l'altro insomma l'abbiamo già, ecco, andiamo pure dove c'è, ecco, il focolare qui davanti dietro a Gabriella, la titolare appunto della trattoria al porto. Allora ci siamo già conosciuti, no? Perché già tu sei un po' stato protagonista delle nostre telecamere perché fai lo chef a domicilio, no? Esatto. Possiamo dirlo? Sì. Ecco. È una professione che ho tentato di lanciarmi e, giusto per cambiare un po' l'abitudinarietà del lavoro di cuoco, perché a me il lavoro da cuoco mi piace, ma lavorare in cucina per tanto tempo in una... diventa un po' monotono, insomma, poi piace oggi alla gente, poi in generale, no? Abbiamo Luca Dall'Oglio che è appunto invece home restaurant che quindi riceve allora le persone a casa, invece tu vai direttamente a domicilio. Esatto. Allora stasera che cosa ci hai preparato per aprire, diciamo, questa cena? Come antipasto ho pensato di preparare, usando sempre il prodotto tipico del lago, ho preparato del gomitolo di trota aromatizzata al lime, avvolto appunto con della pasta cataifi e fritto in olio. E assieme a questo gomitolo di trota ho pensato di abbinare una maionese di avocado e lime. Quando sentirò il lime mi fa sempre un po' paura perché a volte sì, è troppo, invece bilanciato, è bilanciatissimo, piacevole la pasta a filo. A me piace molto. A me piace molto. La trota mi sembra cotta perfettamente. Ma la maionese sembra buonissima, per me è buonissima. Buona maionese. Abbinata poi a questo piatto, piuttosto asciutto. Buona, ottima. Ottima. Anche meglio di quella di prima. Anche meglio. In Francia corta lo chiamano. Siamo allora al primo piatto per Andrea Benini, anche qui vedo molto colore questa sera nei piatti che fate. Che cosa ci hai preparato? Sempre in versione vegetariana, è una mille foglie di ceci con un filetto di persico con delle zucchine al suo interno. E la sfoglia è stata fatta solo con farina di ceci e una besciamella,
Volevo provare a farla con in versione vegetariana, ma non ci sono riuscito. Ho usato comunque il latte vaccino e al posto di usare un roux classico di farina e burro ho usato solo della maizena. Come già appunto anticipato, siamo arrivati al primo piatto per Andrea Benini, adesso aspettiamo Ramona Martagni. Sono due sfidanti che per la prima volta si incontrano qui alla sfida dei cuochi e per loro è la prima puntata. E ricordiamo che ogni sfidante ha due puntate, due possibilità a disposizione, no? Per giocarsi appunto quelli che sono i voti della giuria, che bisogna dire anche che tutto sommato variano sempre di molto poco, quindi insomma la preparazione, la fantasia, la voglia, la passione che ci mettono un po' tutti gli sfidanti è davvero tanta. Vedremo, naturalmente è una sfida e quindi un po' anche bisogna stare al gioco e anche questa sera ci sarà un vincitore. Ricordiamo che nessuno viene eliminato durante le puntate, che sono ben 12 più la finalissima, quindi 13 puntate. Nelle 12 puntate gli sfidanti ricevono un punteggio e saranno coloro i due che ricevono più punteggio ad accedere alla finalissima. Adesso lasciamo che i nostri giurati degustino anche questo primo piatto. Prime impressioni. Stavo cercando il difetto come nel primo antipasto, ma io devo dire che non mi entusiasma molto. Perché trovo. Mi sembra un po' troppo cotto. E ci sono troppi sapori. Sì, bravo. Io non lo volevo dire perché stavo aspettando che lo dicesse lui. È gradevole, ma la cottura ci sono troppi sapori. Oltre. Non si riesce. Allora, difetti non ce ne sono. Come piatto non ne ha. Li ha nel gusto. Ravasio Caffè, fatto con amore. Amore infinito. Amore assoluto. Ravasio Caffè, da amare tutti i giorni. Ah, grazie, ti ringrazio Ramona, grazie. Puoi pure andare. Va bene, allora servo io a Giovanni Lucignoli. Allora Ramona, siamo arrivati al primo piatto, sì. Vedo sempre molto colore oggi, l'ho ripetuto diverse volte, ma è così. Esatto, perché anche l'occhio insomma... Vuole la sua parte. Esatto. Dici cosa hai preparato. Questo è un risotto con un ragù di pesce di acqua dolce. Basta. Ecco. Semplice così. Così. Esatto. Semplice. Butade così, molto veloce. Bene, allora solitamente quando è semplice può essere anche buono. Vediamo, poi vedremo i commenti della nostra giuria. Grazie. Prego. È semplice fare il ragù di pesce, eh? Non mi sembra. È stata brava. È un primo piatto dove il pesce comunque viene valorizzato. Sì, molto. No, comunque rispetto a quello di prima è meno elaborato, meno lavorato. Un piatto semplice proprio. Però si esalta il gusto del pesce. Il pesce è fatto bene. E poi il fatto che sia in qualche maniera separato, puoi scegliere di... Sì, di assaggiarlo singolarmente. A me piace molto. È tirato proprio. Come da rituale andiamo anche a vedere che cosa succede qua nella cucina della trattoria al porto. Vediamo che cosa succede qua nella cucina. Eccoli qua i nostri due sfidanti, naturalmente alle prese con i fornelli. Adesso dobbiamo passare ai secondi piatti e troviamo Andrea che sta quasi impiattando insomma il secondo. Cosa succede? Sono pronto per impiattare il secondo piatto, è un secondo insolito perché invece di metterlo direttamente nel piatto di portata lo presenterò in questo vasetto chiuso sotto vuoto e dove al suo interno ho messo del luccio con delle verdure e questo sistema di cottura si chiama confit. E è una cottura che viene fatta nel vasetto di vetro a chiusura ermetica a bassa temperatura per almeno 3 ore di... Quindi nel vasetto che cosa c'è?
abbiamo del luccio con delle verdure di stagione, e delle olive e pochi capperi. E lo presenterai direttamente nel vasetto? Sì, esatto. Ecco, molto curiosa questa cosa. Anche perché dopo la bontà di questo piatto si gusta anche dal sapore, nonostante da quando l'ospite aprirà il vasetto avrà la fortuna insomma di certo usciranno diciamo i profumi, le essenze di quello che tu hai messo all'interno di questo vasetto. Una senza sale, la cottura del luccio va bene, ma è completamente sbagliata la cottura delle verdure. Scusami, però non prendo un altro cipero. Peccato. Io ho detto che doveva tagliarlo un po' più piccolo. È un peccato. No, la zucchina è l'unica cotta. Non l'ho ancora trovata. Prova la zucchina. La carota no. Il pinocchio è mangiabile. Crudo. Anche non l'ho ancora trovato. Passiamo invece di qua ai fornelli con Ramona, che sta preparando sempre un secondo a base di pesce, perché naturalmente siamo sul lago di Iseo e non potevamo non presentare, insomma, i nostri cuochi si sono un po' adeguati, no, alla filosofia del luogo. E qui sto preparando il secondo piatto e questi sono filetti di salmerino rosa e in crosta di nocciole, e li servirò praticamente su un letto di verdure saltate. Sempre cucina molto semplice, sapori molto semplici. E... bene, e poi vedremo insomma la nostra giuria. E come ultimo c'è sempre il dolce, quindi i nostri cuochi cercano anche di stupire nel finale, no? Perché molti degli sfidanti, dobbiamo dire che hanno guadagnato posizioni spesso con il dolce. Va, vedremo. Vedremo. Grazie a voi, allora torniamo invece nel salone con la nostra giuria e tra un attimo arriveranno i nostri sfidanti appunto con il secondo piatto. Salmerino è cotto perfettamente. Non ho detto, è stato un pochino di più nel mandorle, però le nocciole, però ci stanno. Sì, due pure ci sono. Bilanciato. Non so, il dolce con l'amarognolo della... no, va bene. Non possiamo che fare anche una domanda a Gabriella, che gestisce appunto, il titolare di questa attività. Siamo proprio sul porto dei pescatori, cioè voi avete una fortuna straordinaria, perché davvero si vive in un clima, in un ambiente naturale straordinario. Sì, siamo molto fortunati a vivere qua. Abbiamo la cucina e le sale che guardano direttamente il lago, e questo è una cosa che non tutti possono avere. La filosofia del vostro ristorante, insomma, il tipo di cucina? Una cucina semplice, semplicissima. Cerchiamo di esaltare i sapori primari delle materie prime senza esagerare troppo con salse, e cercando di mantenerli così come sono. Per l'occasione, in questa puntata, abbiamo il piacere di incontrare Giovanni Lussignoli. Ciao Giovanni. Ciao, piacere. Della cantina Bocca d'Oro, appunto, della Franciacorta. Esattamente, si trova a Cazzago San Martino. Naturalmente, nel nostro percorso
di questa trasmissione, di questo forum dedicato ai cuochi, dedicato appunto alle ricette, ai prodotti del territorio, andiamo alla scoperta anche dei vini che sono una parte, un componente molto importante del territorio della nostra provincia. Ecco Giovanni, la tua cantina che tipo di vini produce? Noi siamo Franciacorta, diciamo, facciamo tutti gli UCG, diciamo, facciamo quattro tipologie di vino, facciamo il Brut, un Satin, un Rosé e un Extra millesimato 2009. Sono ben distinti uno dall'altro in base un po' ai uvaggi che vanno tra ogni vino, diciamo tra il Brut, il Satin, il Rosé e l'Extra millesimato. E questa sera abbiamo l'occasione di assaggiare questo buon vino che ci hai portato, che è il Brut, che è il Brut, che è la nostra base, diciamo, del Franciacorta. Il bollicino, il famoso bollicino. Ecco, però stasera parliamo anche di un particolare progetto molto interessante che avete realizzato. Qua appunto vediamo una elegante confezione dove viene ritratto appunto il grande Marco Pantani. Ecco, in occasione del centenario del Giro d'Italia avete avuto questa idea, avete realizzato questo progetto, com'è nato? È nato da una passione prima di tutto per il ciclismo e per Marco Pantani. Allora è nato questo progetto che volevamo portare avanti, l'abbiamo fatto sviluppare, ho sottoposto anche la famiglia di Marco Pantani all'ONUS che loro hanno. A loro è piaciuta molto, diciamo, l'idea di fare un vino abbinato anche a Marco Pantani come per il suo ricordo. Per il suo ricordo. È un personaggio amato da tanti. Bravo. E voi avete appunto onorato il grande Marco Pantani, insomma, con questa confezione. Con questa confezione un po' limitata, rosa naturalmente. Un po' limitata che abbiamo fatto, abbiamo cercato di rappresentare magari un prodotto un po' grintoso come fosse lui. Abbiamo rappresentato una confezione male un po' particolare che desse un po' in risalto lui. Certo, che sicuramente ameranno molto gli sportivi e appunto anche i collezionisti, poi sì, il Giro d'Italia in particolare. È più da oltre al vino, logicamente. Diciamo qua si parla male un po' più anche di passioni per un certo tipo anche del vino, comunque abbinato bene anche a un grande campione, diciamo. Sono stati scelti sia il prodotto che anche lui, sono magari tutti e due hanno un certo risalto in Italia. Giovanni, dove possiamo trovare questa bella confezione da ricordo che ritrae appunto il grande Marco Pantani? Questa confezione noi la siamo affidati ad enoteche che fanno la vendita, oppure anche a noi sul sito online facciamo quel com e vendiamo direttamente sul nostro e possono rivolgersi direttamente a voi. Va bene, ti ringraziamo per essere stato qua con noi in questa puntata e anche oggi, insomma, abbiamo conosciuto una altra parte dei prodotti locali del nostro territorio. Grazie. Grazie a te, alla prossima. E siamo allora arrivati al dolce anche in questa puntata. Il primo dolce è quello di Ramona. Allora Ramona, adesso raggiungimi, vieni pure. Poi servirai anche gli altri giurati. Innanzitutto raccontiamo che cosa hai fatto per chiudere in bellezza questa cena. Questa è una crostata scomposta, diciamo, e dove c'è il fondo di appunto crostata sbriciolata con crema al lime e frutta fresca. Ma una tua ricetta o una rielaborazione di qualche piatto famoso? Una ricetta. Una tua ricetta? Bene, chissà che poi prenda il volo e diventi famosa. Prego, allora serviamo anche gli altri giurati. Perché la crema se ne sa di poco. La crema un po'. Forse ci vuole un po' più sopra, un po' di dolce, un po' di sopra, un po' di dolce. Però è molto c'è un po' più di crema ci vuole. Per me è piaciuta fecola, molto l'idea della sbriciolata. Perché l'ha fatta solo con la fecola. Tanta. Si sente un pochino. Questa è una torta di rosa al 100% vegan. Preparata con una farina integrale, latte vegetale, ho usato una cosa al posto delle uova anche, zucchero mascovato di canna integrale e crema pasticcera a base di latte vegetale, maizena e sempre zucchero di canna mascovato. Quindi interamente vegano? Sì. Dolce interamente vegano? Sì. Caffè Ravaggio, un buon caffè ma anche biologico, per palati raffinati ma anche per il nostro benessere.
Ravasio Caffè Biologico, una selezione dei caffè verdi prodotti dalle migliori fazende dell'America centro-meridionale e dell'Asia. Tutte qualità coltivate proteggendo e nutrendo la pianta solo con insetti, sostanze naturali, vegetali e minerali, senza l'uso di fertilizzanti e antiparassitari chimici. In tazza la miscela biologica Ravasio regala un intenso profumo speziato, mentre sul palato il corpo ricco e persistente, insieme al retrogusto cioccolato e alla sua bassa acidità, completano il particolare carattere di questa miscela capace di rendere il momento della degustazione unico. Non ci resta che anche oggi berci un buon caffè Ravasio, ma biologico. Tra poco allora sapremo chi è ufficialmente il vincitore anche di questa serata. Molto morbido, molto... Ecco, questo è un passo che ha fatto è... Facciamo una bella entrata allora con i nostri sfidanti in questa puntata. Facciamo un applauso ai nostri cuochi, ai nostri bravi cuochi. Ecco, attenzione lì alla telecamera, e d'altronde sono abituati in cucina, non alla telecamera, no? Quindi un applauso a voi che stasera davvero ho spiato così, perché io non c'entro nulla con i voti, però mi pare che abbiate preso davvero dei bei voti entrambi. Allora Roberto, anche stasera ti tocca l'arduo compito di darci la sentenza, no? Già è difficile essere dietro al tavolo e assaggiare questi piatti straordinari, no? Che fanno questi ragazzi. Molti, lo ripetiamo, quasi tutti insomma non sono professionisti e quindi lo fanno per passione, ma la passione è tanta, perché spesso sono piatti che sono meglio di uno chef. Certo. Non ti offendi, no? Assolutamente, anzi, è un piacere, a volte, perché poi copiamo anche le ricette. Non si finisce mai di imparare. Allora, com'è andata questa sera? Mi pare che tutti abbiate fatto dei commenti abbastanza positivi. È stata dura perché sono bravi tutti e due, sono veramente bravi, non sappiamo i precedenti lavorativi dei due, però abbiamo capito che comunque hanno la passione. E abbiamo premiato più quella, che poi alla fine è sostanzialmente quello per cui siamo chiamati noi a giudicare, anche la passione. È stato difficile scegliere perché tutte e due, sia come presentazione che come gusto, ci hanno soddisfatti. È stato difficile, lo scarto è minimo tra uno e l'altro, e quindi se volete posso dichiarare chi è vincitrice di vincitore di questa puntata. Per uno scarto di 60 punti, tenendo presente che da quando è iniziata la trasmissione questi sono i punteggi più alti che abbiamo dichiarato, vince la signora Ramona Martani. E allora facciamogli un applauso, scatta l'applauso. Stasera davvero tutte e due eccellenti, perché è davvero il punteggio più alto che c'è stato in tutte le puntate fino ad oggi. Allora non ci resta che concludere in bellezza, ringraziare tutti i nostri giurati, naturalmente ringraziare principalmente la padrona di casa Gabriella Bosio. Facciamo un applauso anche alla titolare, cuoca naturalmente, quindi verremo poi a mangiare anche in altre occasioni qui alla Trattoria al Porto. Ringraziamo anche Mattia, che è il figlio che abbiamo visto insomma che passava, dava una mano in cucina e a portare i piatti eccetera, e a tutti i nostri ospiti giurati che ritroveremo comunque in altre puntate. Grazie a voi per essere stati presenti, vi faccio io un applauso perché insomma facciamolo pure anche da fuori dalle quinte, insomma chi ci sta collaborando in questo format sta facendo un applauso. Grazie a voi naturalmente, dove guardo qua, che ci state seguendo da casa in maniera molto attenta, ritrovate tutti i momenti salienti poi sul sito e sulle pagine social. Grazie e buona serata. La sfida dei cuochi, un format avvincente tutto da gustare. 12 cuochi si sfideranno a suon di piatti e ricette creative, cercando di dimostrare le proprie abilità culinarie. Conosceremo meglio i prodotti e le tradizioni del nostro territorio e insieme andremo a scoprire le location più caratteristiche della nostra provincia. Dal 31 maggio, ogni mercoledì e sabato alle ore 19.35 su RTB. La sfida dei cuochi.it, non mancare!